23 novembre 1980, domenica. Fino a sera è una giornata come tante. Dalle 19.30 passerà alla storia come quella del terremoto del sud. Un terremoto distrugge interi centri abitati in Campania e in Basilicata, su un'area di 17.000 km quadrati. È il 23 novembre. Le cifre di questa nuova tragedia sono pesantissime. 2.735 morti recuperati, 8.848 i feriti, 280.000 i senza tetto, 4 milioni i cittadini terrorizzati e bisognosi di aiuto. I vigili, presenti fin dai primi minuti sul luogo della sciagura, impegnano nelle operazioni qualcosa come 4.300 unità e oltre 1.000 mezzi. Uno sforzo incessante dunque sotto la neve e la pioggia che si protrae ininterrottamente per 48 giorni.